Buongiorno a tutti. Oggi siamo nelle montagne della capitale, esattamente a Campo dell'Osso. Qui c'è il piazzale, abbiamo lasciato le macchine e adesso siamo diretti per addentrarci nella faggeta che ci porterà su al Monte Autore. Comunque, con noi oggi una bella sorpresa, non siamo soli, c'è Axelito che ritorna a montagna dopo qualche settimana e poi abbiamo il grande Alfonso, il ritorno di Alfonso che è tornato con noi dopo l'ultima montagna calabra. Oggi ci fa compagnia nelle montagne della capitale. E ve lo dico dopo. E ve lo dico dopo. Oggi c'è anche Axel. Poi, come sempre, immancabile. Ormai è parte delle bacchette, è parte delle scarpe, è parte di tutto. Ormai è parte di me mentre facciamo queste belle salite. È grande. Sì. Un consiglio, quando venite in montagna non fumate, ecco, perché fa male, ecco. Però ho fatto Monte Amaro, ecco. Amaro, e posso fare qualsiasi cosa, sempre in cerca di amore e di donne di montagna, quindi... Ma devo essere proprio montanare doc, cioè soprattutto quelle dell'Abruzzo, io amo quello dell'Abruzzo. E poi un'altra iscritta al canale, dobbiamo andare di qua. È Sara, buongiorno. Ciao, Sara. Ciao, buongiorno a tutti. E niente ragazzi, ci addentriamo verso la faggeta, è buona visione. Andà. No. Allora, se vedete in montagna non seguite mai i miei consigli, perché non mi ricordo mai niente, nomi, cose, chiedete a Pierre, Pierre sa tutto. Arrivati al primo incrocio, prendiamo il sentiero 651 AV2 per il Monte Autore. Allora ragazzi, parte il dibattito. Qualcuno dice nasciamo fruttaroli e qualcuno... Hai detto fruttaroli o fruttaioli? No, mo il termine però fruttaroli. La fruttaroli è quello che venne alla frutta, in verità. No, vabbè, non mi ricordo Geco, però i primi uomini sulla terra mangiavano frutta. Ok, io invece dico che i primi uomini sulla terra cacciavano e quindi mangiavano ciccia. Alfonso, io dico che l'uomo mangia quello che gli fa comodo. Ecco, io sono d'accordo con Alfonso, sono d'accordo con Alfonso. È una moda. Sara invece che dice? No, mangiamo tutto quello che troviamo, dai. Però io non mangio carne. Vabbè, dai. No, ognuno il suo, dai. Era abbandonato il mondo. Esatto. Comunque ragazzi, dopo lanceremo un contest, fateci sapere se... Siamo nati per mangiare frutta o siamo nati per mangiare ciccia? Oggi il cielo regala meraviglia, è bello. Usciamo dalla penultima faggeta e guardate quest'albero, adesso ve lo faccio rivedere congelato e... Guardate che spettacolo. Monte Autore che sto tentando per la terza volta. Stavolta credo che porteremo a termine. A meno che non arriva un bel cataclisma. Niente, adesso finalmente andremo in vetta.
dopo questo tratto di Fageta, qui si cammina in cresta, si scende giù, poi dietro c'è un'altra Fageta e poi dietro c'è il Monte Autore. Tremuto, ma dopo la panoramica c'è questa bella salitina, niente male. Che spacca il fiato e la gamba. Arrivati qui, prima dell'ultima Fageta, dove scendiamo e poi risaliamo invece dall'altra parte in cresta qua dietro per il Monte Autore. Ci fermiamo per un caffettino. Ah, domani arrivai? Sì. Alfonso, oggi ti vedo pensieroso. No, no, tutto ok, va bene. Montagna Nuova. E il resto ve lo dico dopo. Ho preso il caffettino e adesso riscendiamo nell'ultima Fageta. Che finalmente vedo per la prima volta. Due volte tentata, due volte non riuscita con la neve. Siamo arrivati allo svincolo e adesso prenderemo il sentiero. Il sentiero 651 verso Monte Autore. Ok, perfetto. Promossa! Una vita da pellegrino. Una notte suo padre ha sognato, sulla sua montagna mi ha guidato. Incontrando suo figlio ho capito, lo Spirito Santo ho lodato, la Santa Trinità ho pregato. E io chi prego? Ve lo dico dopo. Alla vetta dell'autore. E Alfonso, arrivato in vetta, ci dirà quella cosa che non ci ha mai detto. Esatto, ve la dirò. Monte Autore, che normalmente così è, senza neve, una montagnetta abbastanza semplice, con qualche strappo, ma poi tranquilla e bella, piacevole, con bellissime vedute. Oggi poi, ripeto, la giornata fantastica, c'è poca gente, c'è quasi nessuno, si vede, il cielo è grigio ma aperto, quindi scenari pazzeschi. Adesso niente, arriviamo su in vetta, ecco, facciamo una bella dronata. Eccolo il più bello di tutti, eccolo! E niente, dicevo, andiamo sopra, facciamo una bella dronata e poi scendiamo giù. Bravo, sei arrivato un'altra vetta, bravo! Se dovete comprare mattonelle, andate da Sara, da Marco Relli. Sì, venite da me, vi aspetto. Via? Via della cava Aurelia. E niente, qua alla fine siamo ritornati al parcheggio. Il Monte Rivata non l'abbiamo visto. Non so neanche se esiste questo Monte Rivata a sto punto. O se è fantascienza. Allora, per lui è di là. Ah, dove? Lo sa? Della. E Alfonso dove sta? Io se non lo trovo quella cosa non sopra. Ve la dico. Noi ci siamo sopra. Ci stiamo sopra. Tu che dici? Tu che sei? Anche sopra. Me è di là. Anche questo, è di là, qui. Quindi probabilmente sarà di là. E probabilmente sarà di là. Ma chi lo sa, però. Comunque, mo vediamo se andiamo avanti o ce ne torniamo a casa. E spero che il video vi sia piaciuto, come sempre. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. E vi dirò quella cosa. Però non ve la dico.